E torniamo, ecco, ai problemi legati all'avanzare dell'età. Una persona anziana su tre soffre in Italia di disturbi legati all'udito. Queste difficoltà portano all'isolamento sociale. Sin da giovani vanno evitati rumori molto forti e soprattutto va evitato il fumo. Vediamo. Dottore Termoli è sempre rientrata sin dal primo anno nella manifestazione Non Ascoltami, ma a suo parere quali sono i sintomi di una perdita dell'udito, non solo per gli anziani ma anche per i giovani? Certamente uno dei primi sintomi che i pazienti lamentano è la difficoltà a comprendere tutte le parole che gli vengono dette, quindi una perdita di discriminazione vocale che si associa a un progressivo isolamento del paziente, il quale spesso per non essere in difficoltà tende a non stare insieme agli altri. Quindi quei televisori a tutto volume che sentiamo sono il tentativo che queste persone mettono in atto di percepire e capire tutte le parole aumentando il tono e l'intensità del suono. Spesso questo però non è sufficiente perché anche aumentando l'intensità non si riesce a percepire tutto quello che viene detto. Ora, altri disturbi possono essere anche la comparsa di ronzii, rumori nell'orecchio, sensazione di ovattamento dell'orecchio e a volte disturbi più seri e più evidenti come può essere il dolore proprio all'orecchio, perché do la fuoriuscita perché dei liquidi perché diciamo dall'orecchio. Certamente quando ci sono questi segni il paziente è più invogliato a rivolgersi a una visita al medico e quindi perché a identificare il problema. Spesso la perdita della discriminazione vocale e quindi spesso la perdita delle alte frequenze come capacità uditiva è più insidiosa. Il paziente, dato che si instaura lentamente, il paziente spesso si adegua alla condizione, quasi si mette in una condizione di difesa e questo lo isola progressivamente dagli familiari e dall'ambiente che normalmente frequenta. A suo parere, com'è importante cosa fare per proteggere l'udito? Allora, ci sono alcune cose che bisogna fare fin da giovani. La prima cosa è evitare l'esposizione a rumori troppo forti o difendersi da rumori ambientali quando questi sono inevitabili per motivi lavorativi. Quindi la sicurezza in ambienti di lavoro, la protezione con mezzi adeguati, l'utilizzo anche di macchinari che siano più schermati, questo è molto importante. Ma è chiaro che se in ambiente lavorativo si fa tutto questo e poi il giovane esce fuori, si mette un auricolare e spara la musica a tutto volume, non abbiamo fatto niente perché comunque il danno si realizzerà. Poi ci sono altre cattive abitudini, come per esempio il fumo, che è un altro elemento che a livello circolatorio può compromettere nel tempo praticamente la capacità uditiva, così come l'uso di alcuni farmaci che sono notoriamente ototossici e che quindi vanno limitati nel dosaggio, perché nella durata, perché nell'utilizzo, perché nel tempo possono produrre danni. Una persona su tre oltre i 65 anni è colpita in Italia? Sì, assolutamente. Ora noi viviamo in una regione in cui negli ultimi 4 mesi sono andati via 1.400 giovani, quindi siamo sempre più vecchi. Io mi ci metto perché ormai appartengo a quest'altra categoria. E quindi direi che in questa regione la percentuale è maggiore, sicuramente.